Qua amici, adesso basta studiare, siamo a casa, le scuole sono chiuse, facciamo un gioco di prestigio. Allora, io mi sono procurato le carte dall'1 al 9 per scegliere un numero di tre cifre, non c'è lo zero. Voi invece direte a un vostro amico che scelga lui un numero di tre cifre che non vi mostrerà. Ecco, quindi voi state con le spalle girate in modo da non poter vedere cosa succede. Io invece faccio estrarre qui alle carte un numero di tre cifre. Ecco, è venuto 873, vedete 873 e scrivo questo numero, 873. Al vostro amico dite di scrivere su un foglio 873 e voi non potete vedere cosa sta succedendo. Adesso gli dite di scrivere lo stesso numero con le cifre scambiate di posto, la prima diventa ultima, quindi 378 in questo caso, ma voi non lo sapete. Io scrivo il 378 sotto perché gli dite di scrivere il più grande sopra e il più piccolo sotto. Se avessi scelto per primo 378, adesso scriverei 873 di sopra. Facciamo la sottrazione, cioè il vostro amico fa la sottrazione. Allora, 8 per arrivare al 13, 5 e riporto 1. 7 per arrivare al 16, 9, riporto 1. 4 per arrivare all'8, 4. Ok, 495 e già si potrebbero fare considerazioni su questo numero e sugli altri che possono venire fuori, ma andiamo avanti. Ecco, voi dite al vostro amico, probabilmente ti è venuto un numero di tre cifre, ma tu non dirmi niente. Casomai che fosse venuto un numero di due cifre, ditegli di mettere lo 0 come prima cifra. Se per esempio fosse venuto 42, 042 per proseguire il gioco. Eccoci, adesso come prosegue il gioco? Da questo numero facciamo una somma, sommiamo lo stesso numero con le cifre anche qua invertite, cioè la prima diventa ultima e viceversa. Sommiamo in questo caso 594 e vediamo cosa viene fuori. Quindi qui abbiamo fatto una sottrazione, qui una somma. 5 più 4, 9. 9 più 9, 18. Scrivo 8, riporto 1. 5 più 5 fa 10. 1089. Adesso voi che siete dall'altra parte, che fino adesso non avete visto nulla dei calcoli fatti del vostro amico e soprattutto non avete visto il numero che aveva scelto all'inizio, gli dite, oddio, ho perso il foglio, eccolo qui, la risposta è 1089, perché questo lo potevate prevedere già dall'inizio. È un gioco di prestigio? No, è matematica. Allora, se avete piacere. In questi giorni mi sembra che non ci sia la scuola, è giusto questo? Ecco, provate con più numeri, vedete cosa succede e dopo vedrete che la risposta finale è 1089. In pratica dovete dire al vostro amico di scegliere un numero di tre cifre, di scrivere, per esempio poteva essere, facciamo un altro numero, 492, di tre cifre diverse, poi scrivere lo stesso numero con le cifre capovolte, cioè dall'ultima alla prima. Fare la sottrazione, il più grande meno il più piccolo, del numero che si ottiene si somma al numero che si ottiene si somma il numero con le cifre rovesciate di nuovo come prima e vediamo se io col mio pensiero calcolato prima di te gli dite la risposta è 1089, potete dirla oppure far vedere che l'avevate già scritta chissà quanto tempo prima perché li leggete nella mente. In realtà siete solo dei matematici, però dovete farlo un po' di volte in modo da capire il meccanismo e di capire anche, se avete piacere, perché funziona così. Bene, buon lavoro e divertitevi con la matematica. Ciao!